in diretta dalla Fiera di Verona, da Solar Expo 2012, Green Building, le fiere di settore che si occupano di energie rinnovabili, fotovoltaico, casa ecologica, sostenibilità in generale. Continua il nostro viaggio, che ormai dura da oggi, siamo al terzo giorno, in diretta su tecneco.it, una serie di interviste ai protagonisti di questa fiera così importante per costruire un quadro e per capire dove tecnologie, mercato, economie e società vanno in questo settore. Chi ci segue poi da casa, se dovesse uscire, può continuare a farlo per esempio attraverso un smartphone su Twitter, dove basta cercare l'hashtag SolarExpo e può sapere in diretta ciò che accade. Ricordo che poi attraverso anche la pagina di Facebook di Tecneco può non soltanto essere aggiornato in tempo reale nel momento in cui abbiamo un nuovo ospite, ma nei prossimi giorni potrà anche rivedere o vedere, perché non è detto che siate tutto il tempo a vedere le nostre interviste, vedere quelle che vi siete perse. E noi cominciamo subito col nuovo ospite che rappresenta un momento di tutta la filiera del solare in Italia molto importante. È Luca Marcucci, Business Development Manager della ERCOS, e voi rappresentate appunto un elemento cardine in tutta la filiera, fra chi produce le tecnologie e chi poi le installerà e le utilizzerà. Esatto. Esatto, noi siamo siamo nati come EPC, quindi un'azienda che si occupa di engineering, quindi progettazione, procurement, quindi acquisto dei componenti, e construction, cioè costruzione dell'impianto. Dopo la costruzione dell'impianto ci occupiamo della gestione e manutenzione, sia per impianti che abbiamo realizzato noi, ma anche e soprattutto stiamo guardando anche ad impianti realizzati da terze parti. Ad oggi abbiamo, direi, un parco installato che supera abbondantemente 60 MW di impianti propri, e direi altrettanto di impianti sotto gestione e manutenzione. Voi avete raggiunto tra l'altro anche una quantità di megawatt di cui fate gestione e manutenzione importante, quasi un record, insomma, per dire un piccolo record, ma non lo è affatto in quantità. Non lo è affatto in quantità perché siamo cresciuti molto rapidamente, quindi abbiamo sin da subito creduto che la gestione e manutenzione fosse importante, perché se è vero che la scelta dell'EPC, quindi del contractor per la realizzazione dell'impianto, è fondamentale per assicurarsi che l'impianto funzioni correttamente, è altrettanto fondamentale avere un partner che segua la vita dell'impianto per i successivi 20 anni, e solamente un'azienda come Enercos è in grado, conoscendo la costruzione dell'impianto, avendone fatti più di 60 MW, di accompagnare il cliente per i successivi 20 anni con tutte le tematiche relative alla gestione e manutenzione. Qual è la difficoltà di una gestione e manutenzione? A parte quella temporale, perché effettivamente dovete formare generazioni di tecnici e fornirvi di una tecnologia durevole. I due elementi fondamentali sono, da una parte, la tecnologia e dall'altra le competenze delle persone. Tecnologia è fondamentale perché è l'unico modo, tenendo presente che i nostri impianti sono in tutta Italia, e anche impianti che non abbiamo realizzato noi ma che abbiamo preso in gestione e manutenzione da altri EPC che li hanno, direi, abbandonati, sono sparpagliati per tutto il territorio. Questo vuol dire avere a disposizione una tecnologia che è in grado di monitorarli da remoto senza bisogno di esserli fisicamente su ogni impianto. L'altra tematica importante è l'esperienza delle persone, quindi, diciamo così, il capitale aziendale umano che aggiunge alla tecnologia la competenza e la capacità di interpretare i numeri che vanno poi a video, e questo ci consente di anticipare a volte i problemi, di risolverli in tempi molto rapidi e soprattutto di accorgersi in tempi che tipicamente vanno tra gli 0 e i 15 minuti da quando accadono, quindi un bel record che si è portato a casa, direi. Io immagino che per voi sia ovviamente importante acquisire nuovi impianti di cui fare la manutenzione, che sia importante costruirne anche, però con 55 megawatt da seguire per i prossimi 20 anni, diciamo, a voi il conto energia, anche se rimanesse così, che è un po' castrante per il settore, insomma, avreste di che lavorare? Beh, sicuramente il mercato della gestione e manutenzione è un mercato estremamente interessante, e direi anche estremamente stabile rispetto a quello delle nuove installazioni, che ovviamente soffre dei continui cambiamenti normativi. Ci piacerebbe continuare a fare anche grandi impianti, quindi ci piacerebbe avere una sorta, chiamiamola, di soluzione di continuità con il nuovo conto energia, che consente alle aziende come la nostra, ma anche in generale anche altre aziende, di continuare a lavorare
per raggiungere quello che è l'obiettivo della grid parity, che a quel punto consentirà a tutti di operare nel mercato secondo delle logiche, diciamo così, normali, a prescindere da incentivi statali. Questo credo che sia importante, perché effettivamente poi il contributo oggi gode anche, ahimè, di cattiva fama, perché poi sono necessari e lo sono stati in tutti i paesi che hanno voluto sviluppare una nuova tecnologia. Vuoi perché il mercato ancora non è maturo per capirla? Ci sono imprenditori, che ne so, anche chi ha grandi capannoni dove potrebbe mettere sopra pannelli, non ha ancora colto l'opportunità, e allora tu hai bisogno di un incentivo per sviluppare le tecnologie, che questo avvenga in impresa o in istituti di ricerca. Ma secondo lei, però, al di là dell'incentivo, il mercato italiano è pronto? Il mercato italiano è sicuramente il primo mercato al mondo, e questo lo si vede fondamentalmente da due dati che sono inequivocabili. Il primo è che è un mercato che ha un installato estremamente elevato, siamo abbondantemente, noi guardiamo sempre la parte di spesa, ma non guardiamo mai i gigawatt installati, che danno un'idea di quanta tecnologia è stata installata in Italia e di quanta esperienza è stata fatta in questo settore. L'altro elemento è la tematica relativa all'irraggiamento. L'Italia è un paese ad altissimo irraggiamento, quindi la combinazione di installato, quindi esperienza delle aziende locali e delle maestranze locali, unita alla, non solo alla competenza ma anche all'elevato irraggiamento, farà sì che l'Italia sia certamente in pole position per essere il primo paese a raggiungere la grid parity in Europa. Quindi dicevamo prima, appunto, chiaramente servono manutentori, serve tecnologia. La tecnologia cambia nel corso degli anni, voi avete progetti di lungo periodo, venite da progetti di lungo periodo. Verso questa tecnologia voi come vi ponete nell'ambito della ricerca, dello sviluppo? Comprate solo prodotti o spingete anche verso la creazione di nuovi prodotti? Beh, noi siamo nati, per essere onesti, siamo nati a Pisa con una collaborazione con l'Università di Pisa. Per noi era fondamentale non solo operare come degli installatori, ma essere in grado di capire la tecnologia che stavamo installando, anticipandone anche le esigenze dei clienti. La combinazione tra capacità di progettazione e installazione di impianti con la capacità di analizzare gli impianti installati con la gestione e manutenzione, questa sinergia tra le due aree è fondamentale per capire quali tecnologie sono più efficienti, quali tecnologie sono meno efficienti e anche con quali tecnologie dovremo confrontarci negli anni futuri per risolvere i problemi che stiamo già vedendo. Siete una società giovane, che età media ha il vostro personale? Direi, non vengo dalle risorse umane, ma direi che la mia età media, che è di 32 anni, è fondamentalmente quella aziendale. Quindi cioè, lei ha 32 anni? Io ho 32 anni e direi che siamo tra i 30 e i 35 anni come età media. Bene, io non ho altro da dire. Credo che queste siano quelle pillole di buone notizie che bisognerebbe un po' raccontare anche al grande pubblico. Noi siamo abituati a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ed è vero, in questo paese c'è una crisi disarmante, c'è grande disoccupazione, però è anche vero che c'è un'altra metà del bicchiere che va raccontata per incoraggiare i giovani, i meno giovani, va raccontata per incoraggiare anche le imprese, forse va raccontata anche per dire che ci sono incentivi sani, ci sono mercati che vanno sostenuti perché sono a un passo dall'esplodere, come quello del fotovoltaico, che già è esploso, va solo solidificato, proprio perché siamo un paese ricco di sole. Basta una soluzione di, diciamo, chiamiamola di continuità per ancora un paio di anni e poi l'Italia potrà andare avanti da sola, con la speranza che si possa andare anche fuori. Questo è l'obiettivo. Io ringrazio Luca Marcucci, Business Development Manager della Enercos, ringrazio i nostri video spettatori che ci seguono, ricordo, in diretta su tecneco.it e anche su Twitter con l'hashtag SolarExpo, chi vuole ovviamente anche attraverso Facebook, sempre la pagina di Tecneco, può essere aggiornato in tempo reale. Io vi do appuntamento a fra qualche minuto con un'altra storia, con un altro elemento di riflessione del nostro percorso qui dalla Fiera di Verona, Solar Expo 2012 e Green Building. A fra poco.